Lo sportello San Papier è uno sportello che prova ad identificare le necessità di tutti quei migranti che si trovano specialmente nel circondario di Ballarò, e tentando di innanzitutto aprirgli le porte di un posto che sia accogliente e che non sia un posto ghettizzante per migranti, un posto vario frequentato da tutti. Capendo che i migranti, specialmente quelli che sono in situazioni di irregolarità, hanno delle esigenze specifiche, noi tentiamo di ascoltare i loro bisogni e di indirizzarli verso strutture di secondo livello, di supporto legale, di supporto sanitario. Questo progetto ci dà l'opportunità di proporre alle persone che quotidianamente vivono il nostro circolo e che quindi con cui noi abbiamo una relazione quotidiana, molte delle quali ci danno pure una mano nella gestione, di proporre qualcosa in più, cioè dei percorsi che rispondono a un bisogno effettivo, primario di espressione, espressione artistica, espressione culturale, e dei percorsi in cui i migranti possano trovarsi uscendo, ed è questo il nostro punto di vista su tutte le nostre attività, uscendo sia da una dimensione in cui si è considerati eternamente colpevoli di qualcosa, come se avessero fatto qualcosa, spesso gli irregolari non hanno fatto nulla di male, non hanno fatto male mai a nessuno, oppure al contrario, una visione pietistica che vede continuamente queste persone come vittime di qualcosa e in una visione caritatevole che non ci appartiene, dei percorsi artistici e culturali in cui avere la possibilità di esprimere se stessi al di fuori della necessità, per esempio, di raccontare per forza le esperienze traumatiche. Per questo non parliamo di integrazione, parliamo di confronto, parliamo della necessità che ha oggi Palermo, come tutta l'Italia, di creare percorsi di comunità, perché molti dei problemi che noi vediamo come che certa politica ci disegna come dovuti, come conseguenza dell'immigrazione, sono dovuti semplicemente all'atteggiamento nostro, che appunto è un atteggiamento che spesso è criminalizzante o pietistico.